Antonello Bianco, buonasera. Una bella partita questa tra United Aprilia e Real Ciampino, due squadre che giocano bene questo futsal. Sì. Risultato tutto sommato giusto, primo tempo ad alta velocità da entrambe le squadre, secondo forse un po' meno. Sì, penso che hai riassunto tu in poche parole quello che è successo in mezzo al campo. Primo tempo molto molto intenso, giocato tra due compagini che sono abituate a giocare a calcio a 5, a costruire calcio a 5 su un campo di dimensioni ridotte. Ovviamente le occasioni sono state molte e soprattutto onestamente da parte loro nel primo tempo, anche perché magari essendo abituati, allenandoci sempre in settimana ed essendo una superficie non troppo consona a noi, hanno attaccato forse un po' di più. Noi di contro abbiamo cercato di fare una partita di rimessa, cercando di applicare al massimo quello che il mister ci ha fatto provare in settimana. In classifica mantengono 3 punti di vantaggio, si possono fare questi calcoli o ancora è presto? Ma secondo me è un pochino presto. Loro sono un'ottima squadra, noi secondo me siamo una buona squadra in fase di costruzione, però siamo solo a metà del girone di andata. Secondo me fare calcoli di classifica adesso non sarebbe logico. Cristian Trobbiani, finisce 2-2 questo scontro al vertice tra la seconda e la terza della classe del girone, risultato diciamo tutto sommato giusto. Ma diciamo, se lo dici te, no, non ci sto. Tutto sommato giusto no. Secondo me il primo tempo abbiamo attaccato per credo 25 minuti, loro si sono chiusi nella prima metà campo e non ce lo aspettavamo, perché comunque avendo una classifica del genere e avendo giocatori d'esperienza sapevamo che ci avrebbero dato filo da torcere. Così è stato, assolutamente, non lo neghiamo. Però sai, gli episodi, il primo tempo penso che saranno venuti di sopra un paio di volte, non di più. Calcolando che dopo 13 minuti ancora non avevamo subito un tiro e il primo errore è stato fatto dopo 6-7 minuti con un tiro da metà campo. Perciò comunque la squadra si è comportata benissimo, abbiamo preparato la partita bene. Se eravamo un po' più cinici e più veloci nel stoppare palla e passarla, quindi anticipavamo un secondo, forse potevamo raccogliere qualcosa di più. Però per le due neopromosse un ottimo campionato, complimenti anche a loro. Mi riaggancio a quello che dici, ovvero tante occasioni sprecate, non è la prima volta, forse è questo il limite da migliorare, diciamo, di questa squadra che comunque va. Assolutamente, noi siamo da migliorare e il mister ci migliora di settimana in settimana. Lo seguiamo, il suo gioco per noi è tutto nuovo dall'inizio dell'anno, sapevamo anche che ci voleva qualche mese per rodarlo. Diciamo che piano piano stiamo assimilando le sue nozioni, ecco. Non mi aggancio un attimino alla partita di Solaliri di Coppa fatta settimana scorsa. Giocare contro una squadra che comunque si chiude dentro la nostra, cioè la propria area, quindi proprio nella propria area, e vincere 12-0 non è tanto il gol, per noi è stata una partita, chiamiamolo un allenamento importante, 60 minuti lì non abbiamo mollato mai, ci dispiace naturalmente per il risultato, per l'educazione sportiva a livello dell'avversario, però dovevamo assimilare il gioco dell'allenatore, che lo stiamo facendo di volta in volta, quindi quest'oggi un altro passo verso questa classifica che comunque ci spetta e ci merita.